Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog che non inizio come al solito da camera mia, ma dalla cucina perché è ora di un caffè. Stamattina ho fatto colazione alle 7, adesso sono le 8:22, io tra l'altro sono già pronta e nonostante mi svegli sempre presto anche in vacanza, non mi è mai capitato di essere pronta già a quest'ora, quindi è un record. Però devo fare già un sacco di cose. Ieri sera ho scritto la to-do list, intanto scusate, mi sto prendendo il latte per fare il caffè macchiato. E quindi niente, posso partire già prima del solito a fare tutte le mie cose. E stavo dicendo, ho fatto colazione, ma non ho bevuto il caffè perché ultimamente mi piace aspettare un po' e bevo magari dopo un'oretta dalla colazione, quindi lo faccio adesso. E sto registrando un altro vlog, sempre la stessa settimana dello scorso. Intanto mi si appiccicano tutti i capelli alle labbra perché ho messo il burro cacao. Sto registrando il vlog di questa settimana, il secondo di questa settimana, perché ho visto che il primo vi è piaciuto e quindi ho deciso che registrerò più vlog. Scusate, sto scegliendo il caffè. Qua c'è il mio caffè. E per non berlo zuccherato ci metto il latte di soia, anche se il latte di soia è un po' zuccherato. Se leggete gli ingredienti, che ora non so, ecco. Fa niente, però mi piace di più così che con lo zucchero e basta. Non riesco proprio, non so che mi ha fissa. Vediamo se riesco a rovesciarlo tutto come in un ultimo video. No, ok, sono bravissima. Ho la mia fissa che non posso bere il caffè senza latte. Grazie a questa postazione, a questa inquadratura, ho scoperto di confondermi con il muro tra maglietta e carnagione, che non è il massimo, ma da quando mi sono bruciata un mesetto fa, che ho ancora il segno, non so se si vede. Sì, si vede. Da quando mi sono bruciata un mesetto fa per la prima volta in 17 anni di vita, non mi sono più veramente esposta al sole. Quindi diciamo che sta un po' svanendo l'abbronzatura, anche perché quando mi ero bruciata, che mi ero bruciata qui, ho iniziato poi logicamente anche a spelarmi, quindi quel poco di abbronzatura che mi era venuta è andato via. E non so che cosa mi sia successo quest'anno, perché io mi abbronzo molto facilmente, cioè io basta che mi metto 2 ore al sole e sono abbronzata come se fossi stata per mesi sotto il sole. Stamattina il caffè è buonissimo. Back in camera mia per farvi vedere l'outfit, per prendere la to-do list, per iniziare a mettermi al lavoro. La to-do list ve la faccio vedere tra un attimo come al solito e l'outfit subito. Total Zara, non c'è neanche ormai da dirlo perché mi accorgo sempre più spesso di avere outfit completamente composti solo da capi di Zara, però è una mia fissa, ragazzi, non so che cosa farci. La maglietta è di un anno fa, insieme ai pantaloncini l'ho presa forse. Non lo so. No, forse 2 anni fa la maglietta e 1 anno fa i pantaloncini. Comunque, la maglietta è in lino con sotto il pizzo che purtroppo si è rovinato un pochino, ma fa niente. È molto corta, per cui io la metto sempre con i pantaloncini a vita alta. Questi sono neri in tessuto e li adoro perché si abbinano con tutto e sono comodissimi. Scusatemi il casino di cavi che c'è lì dietro, totalmente antiestetico, ma non so dove mettere il computer, quindi è sempre lì per terra. Ora passiamo alla to-do list che è lì dietro. Eccoci qua. Ho cambiato un po' rispetto alle to-do list degli scorsi vlog perché ho messo le fasce orarie, come facevo quando andavo a scuola. Questo perché mi sono accorta che ultimamente sto esagerando un pochino con le cose da fare durante il giorno e ne inserisco veramente troppe per una sola giornata. Non perché non faccia nulla, ma perché sia fisicamente impossibile riuscire a fare tutto in 24 ore e mi dimentico a volte che la giornata non è infinita, purtroppo. Quindi adesso con le fasce orarie dovrei rendermi un po' più conto di quanto tempo ci metto a fare ogni attività e regolarmi in base a ciò per non inserire troppi punti nella mia lista. Il primo punto è registro clip video. Ne ho registrate già alcune negli scorsi giorni, devo finire, conto di metterci 1 oretta e mezza perché comunque, come già detto, alcune le ho già registrate, quindi dovrebbe essere un lavoro breve.
Poi Instagram Stories e nuovo post, perché le Instagram Stories di oggi sono su come fare una to-do list perfetta e le devo preparare graficamente anche se ho già in mente i punti. Nuovo post invece fortunatamente l'ho preparato già ieri ed è pronto da essere postato, ora devo solo capire l'orario. E stessa cosa per il TikTok che non ho scritto, ma anche quello è già pronto, registrato e devo solo capire l'orario e mettermi una sveglia perché altrimenti mi passa proprio di testa con le altre cose che devo fare. Post nuovo su Pinterest sarà una to-do list vuota che potete riempire voi con quello che volete, quando volete e come volete. Traduzioni di francese, oggi le finirò finalmente, potrò fare il tick sulla casellina nel planner dei compiti delle vacanze e devo assolutamente fare gli esercizi di tedesco. Li sto rimandando perché sapete che non amo il tedesco, ma è meglio togliermeli prima e lasciare le cose più divertenti, per quanto possano essere divertenti i compiti, alla fine. Studio Alfa Test, ci dedicherò un'oretta e mezza. E poi c'è questa attività sulla quale sono ancora un po' indecisa, leggere il libro e prendere un po' di sole per qualche oretta. Sono indecisa perché? Perché pensavo di andare a trovare mia nonna, magari questo pomeriggio, quindi vedrò se riesco ad accordarmi con lei, se lei non ha nulla da fare, se posso andarla a trovare, andrò a trovare lei e se no mi metterò a prendere un po' di sole e a leggere il libro. Workout quando torno a casa, se vado da mia nonna ovviamente sarà un po' più in là col tempo, magari inizio alle 6:20 e finisco più tardi, chi lo sa. E poi qui c'è un'altra scelta da fare, se le mie amiche escono stasera magari esco con loro e vado ad un baretto a bermi qualcosa, altrimenti sto a casa ed edito il video che devo registrare stamattina. E poi vabbè, mi sono messa anche questa frase motivazionale, ieri sera ero molto sentimentale e spero mi motivi veramente, ma oggi mi sono svegliata bella motivata in realtà. Comunque io vi dico, io sono disposta a passare sopra il caldo, l'afa e tutto quello che volete, tutti gli aspetti negativi dell'estate per questa luce. Io in inverno soffro tantissimo per il buio più che per il freddo, io veramente non sopporto quella luce grigia, io amo il sole. Stay hydrated, guys. Stavo registrando e mi è venuto in mente il problema di avere relativamente tante piante sul terrazzo, doverle annaffiare. Quindi ora faccio prima questo. Così poi posso dedicarmi interamente alla to-do list. Sto facendo una pausa dalla registrazione delle clip e sono quasi le 10, sono le 9:47, non credo voi, no, non potete leggere l'orario dal forno. E questo vlog sembrerà praticamente un vlog in cucina perché sono sempre qua, è già 2 volte che sono tornata qui. Ma vi assicuro non sarà così, è solo che mi è venuta una certa fame, quindi all'ora dello spuntino c'è un cane che sta abbaiando, non è il mio. Quindi mangerò uno di quei bocconcini che ho preparato l'altro giorno insieme a voi nel video ricette. No, che in realtà non sono quelle del video ricette, perché quelle del video ricette li ho finiti tempo fa ed erano all'albicocca, questi li ho preparati durante il giorno nel quale ho fatto il vlog lunedì e sono quasi finiti tra l'altro anche questi, però sono approvati, ne rimangono 4 e ne mangerò uno, che poi uno di questi 4 non ha la base coi cereali perché avevo sbagliato le dosi, quindi spero di non prendere quello sinceramente perché mi vanno i cereali. Ecco qua, che poi ho sbagliato, mi sono accorta di aver detto base di cereali, ma non è di cereali, ma di frutta secca e cocco essiccato tritati. E sopra ci sono i frutti di bosco con yogurt greco e un po' di miele per addolcire il tutto, perché l'ultima volta con l'albicocca erano abbastanza aspri.
Bene, dopo questo giuro che ritorno a registrare. Sono tornata in camera mia, ma c'è un problema, ovvero che dovevo registrare dalle 8:30 alle 10 e sono le 11:30, devo ancora registrare qualche clip qua in camera mia e poi ho finito. Sono tre le clip che devo registrare? Sì, tre o quattro. Quindi sono in ritardo sulla tabella di marcia perché a quest'ora dovrei aver fatto già le traduzioni di francese e star facendo gli esercizi di tedesco. Però poco male, vorrà dire che li farò, inizierò prima dopo pranzo a lavorare, salterò quel, come si chiama? Quell'intervallo di tempo di pausa, perché comunque per mangiare ci metto mezz'oretta, penso mangeremo per mezzogiorno così mi tolgo subito il pranzo e posso fare questo. E così in teoria il pomeriggio non mi cambia nulla, però incrociamo le dita. Io e mio fratello stiamo preparando da mangiare, lui sta sbucciando i cetrioli che saranno il contorno dei nostri hamburger con parmigiano, sono enormi, però sono buonissimi e adesso sto aspettando che si scaldi un attimo l'olio che in realtà mi sembra già abbastanza pronto, quindi vado a metterli in padella. Ho preso un'altra padellina più piccola perché ho calcolato male le dimensioni dell'hamburger e in una non ci stavano tutti e due. Oddio, che cosa ho fatto qua? Acqua o olio? Boh, vabbè. Lui sta pelando un altro cetriolo. Io non è vero. Buon appetito. We finally did it. Stavo iniziando a fare il tic alla casellina, ma questa volta lo faccio con voi. Olè. Adesso il nuovo post alle 2:30 e preparo il post di Pinterest e le Instagram stories. Queste due vedrò quando farle. L'alfa test sicuro lo studio oggi, quindi piuttosto rimando questi due, tanto non sono per niente indietro con i compiti delle vacanze. E c'è una news, adesso mi inquadro e ve la dico. La news è che ho deciso di andare a trovare mia nonna, visto che non la vedo da un po', alla fine leggere e prendere il sole lo posso fare sempre, lei non la vedo da un po' e mi andava di andarla a trovare. E a proposito ho una cosa più o meno legata a lei da dirvi, ma ve la dico dopo. La vera e propria news era che sto meditando se andare, prima di andare da lei, a farmi i buchi alle orecchie. Mi siedo perché mi trema la mano, almeno mi appoggio e non do troppo fastidio con l'inquadratura tremolante. Io ho, per chi non ci avesse mai fatto caso, non credo, anche perché non penso le mie orecchie siano il fulcro della vostra attenzione, ho due buchi qui e quattro da questa parte, il double helix e il primo e secondo buco. Volevo da un po', da inizio quarantena, farmi anche gli altri, poi è iniziata la quarantena e ovviamente non potevo andare a farli da nessuna parte. Adesso potrei, ma non so. Tutte le volte ho questa sensazione tipo faccio o non faccio, che poi in realtà è ingiustificata perché i buchi si possono sempre chiudere, tolgo gli orecchini, si richiudono. Quindi penso che andrò a farli, però sto meditando la posizione. Perché la mia idea iniziale era di farne, sicuramente ne farò uno e uno. La mia idea iniziale era di fare i terzi buchi da tutte e due le parti, quindi sia di qua che di qua. Però mi è venuto in mente che mi piacerebbe anche fare l'altro buco, quello in mezzo all'orecchio, quello qua. E quindi magari da una parte faccio il terzo buco e dall'altra faccio il buco centrale. Prendo la scheda SD della macchina fotografica che ho deciso come organizzare la mia giornata, ok? E qua ci sono appunto i video che ho registrato stamattina. Mi ha scrocchiato un ginocchio. Adesso inserisco, ce n'è già un'altra dentro qua? No, inserisco nel PC la scheda. E mi sono dimenticata di dirvi due cose, una che avevo accennato prima e ecco, penso l'abbia presa, sì, e una che non vi ho proprio detto. Innanzitutto scusatemi se sto guardando il computer, che voi non vedete, quindi sembra che io stia guardando il vuoto, ma sto cercando di esportare i file così inizio ad editare il video al più presto prima di uscire.
che poi devo uscire tra 40 minuti e ora che si esportano i file probabilmente dovrò già uscire e non farò in tempo a fare nulla, però l'importante è sperarci. La cosa che vi avevo accennato e che mi sono poi dimenticata totalmente è che volevo farvi vedere le mascherine che mi ha fatto mia nonna. Me ne deve fare ancora qualcuna, non sono tutte. Oggi penso mi darà le altre o comunque le chiederò di farmene altre con altri tessuti che ho in giro io. E la seconda, ok, dovrei essere riuscita. La seconda è che tra un mese a quest'ora sono in viaggio per Gallipoli. Sono contentissima e mi sono dimenticata di dirvi, intanto prendo le mascherine, di dirvi che cosa farò quest'estate. Questo vlog sarà lunghissimo perché sono logorroica, più che altro ho un sacco di cose da dirvi. Mi sono legata i capelli, mi sono trovata una postazione così non continuo a tirarmeli indietro perché mi si appiccicano qua con il caldo e non sono fastidiosa perché sono consapevole che dà fastidio a me, figuriamoci a voi. Vi faccio vedere prima le mascherine. Poi vi parlo di quello che ho in mente di fare quest'estate, di sicuro, perché poi probabilmente farò anche altri viaggetti che non sono ancora confermati, non so ancora la data di partenza, la data di fine e tutte queste cose, quindi non li dico, perché poi li improvvisiamo anche un po'. E poi vi dico anche una miglioria che ho deciso di applicare alla mia to-do list di oggi per riuscire a fare tutto, perché altrimenti sarebbe stato infattibile. Le mascherine sono 4. Anzi, ora che ci penso c'è un'altra bianca nell'armadio, ma tanto non la uso mai, non mi piace neanche più di tanto, non vi perdete nulla. E sono tutte in tessuto lavabile. 3 me le ha fatte mia nonna e una me l'ha fatta una mia amica. La prima che mi sono fatta fare, vi lascio un attimo per pensare a una delle mie più grandi ossessioni. Bene. Il rosso. Mi sono fatta fare una mascherina rossa. Dentro è bianca, ma è irrilevante perché tanto non si vede. La seconda mascherina ha sempre a che fare col rosso ed è a righe bianche e rosse. Un po' gelataia, un po' ombrellone da spiaggia, mi piaceva, non chiedetemi il perché. La terza devo far cambiare i cordini, non ve li faccio vedere i cordini ma saranno come le altre due e l'ho pensata per uno specifico outfit, molto molto specifico. Tutti voi, se mi seguite su Instagram, se non mi seguite su Instagram, non lo so se lo sapete, che ho un paio di pantaloncini di Zara a quadretti bianchi e blu. Che adoro, sono fatti come quelli che ho indosso oggi, però a quadretti. E mi sono fatta fare la mascherina abbinata, un po' mi vergogno di questa mia ossessione, però che ci possiamo fare. L'ultima è super trash, ma super bella, ed è leopardata con la Z, con i brillantini, che mi ha fatto la mia amica, e l'ha fatta per tutto il mio gruppo di amiche con tutte le iniziali diverse. Ora, passiamo ai programmi dell'estate 2020. Estate particolare per tutti, di fisso ho solo due tappe, che sono Riccione dall'8 al 12 di luglio, 5 giorni dovrebbero essere 4 notti, con due mie amiche. Poi Gallipoli dal 24 di luglio all'8 di agosto, come ogni anno è la mia tappa fissa, ho la casa lì e almeno ogni estate ci spendo 10 giorni, 2 settimane, è capitato anche quasi un mesetto. La cosa che invece riguardava la to-do list di oggi è il fatto che ho deciso di portarmi i libri sia dell'Alfa Test che di francese e di tedesco da mia nonna, così faccio 3-4 cose in una e faccio un po' di cose da lei, mentre il video ad esempio non ho voglia di portarmi il computer, poi con gente intorno non riesco a concentrarmi per l'editing, quindi lo faccio un po' adesso e un po' quando torno. Questo è l'outfit. Le scarpe ormai sono sempre le stesse perché sono quelle più fresche che ho per l'estate. E il resto ve l'ho già fatto vedere prima. Anzi, no, la borsa. Questa è di Zanellato. E l'ho tutta messa via male, quindi è tutta piegata. Da mia nonna e stiamo facendo delle mascherine nuove. In realtà lei le aveva già preparate per me. Di questa sto cambiando l'elastico, sono tutte girate al contrario. Di questa sto cambiando l'elastico, va cucito adesso. Poi c'è rosa così e due nere, una con le cuciture bianche e una con le cuciture nere, e poi lei è di là a cucire anche con questo tessuto qua.
Sono tornata a casa mia, alla fine ho mangiato anche da mia nonna per cena, ma abbiamo mangiato super presto perché le ho detto che dovevo poi uscire e dovevo tornare a casa a farmi la doccia e prepararmi e ritruccarmi perché mi devo togliere il trucco di oggi dalla faccia per almeno un attimo, poi mi rimetto tutto, ma non riesco a stare con lo stesso trucco della giornata anche la sera, non mi fissa, non lo so se fa bene, se fa male, fa niente. E, però volevo farvi vedere gli orecchini, perché alla fine li ho fatti e ho deciso di fare qua quello al centro. Lasciate stare proprio l'orecchino vero e proprio che non mi piace molto, ma era l'unico pseudo decente che avevano, perché non ne avevano praticamente più, e di qui ho fatto il terzo buco. Sono contentissima, non vedo l'ora di poterli cambiare, abbinare bene come voglio, e ci vorrà circa un mese, se non mi sbaglio, se non mi ricordo male. I secondi buchi mi avevano impiegato circa un mese a guarire del tutto. Corro a prepararmi perché sono in ritardo e concludo poi questo vlog quando sono pronta, così vi faccio vedere per l'ultima volta l'outfit di stasera, sperando di trovarne uno il più presto possibile, perché sono già in ritardo senza neanche aver iniziato a prepararmi, lo so già che sarò in ritardo. Posso anche iniziare a prepararmi 3 ore prima? Ma sarò comunque in ritardo. Figuratevi adesso che ho 40 minuti per farmi la doccia, ritruccarmi e scegliere qualcosa da mettermi. Per alcuni sarà una cosa sovraumana, per me è la mia realtà e la mia quotidianità. Come previsto sono in ritardo, vi parlo velocissimo. Questo è il mio outfit. La gonna è di Banana Republic, la camicia di Zara, gli stivaletti pure. E la borsa è una di H&M, ma di tantissimi anni fa, penso fosse addirittura da bambina, e ora mi muovo, non mi fa neanche impazzire, ma non riuscivo a trovare niente da mettere. E io vi saluto, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollicino in su, commentate qui sotto, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, andatemi a seguire su tutti i miei social, in particolare su Instagram che come al solito trovate qui sotto nell'info box. Io vi mando un grosso grosso bacio con la mascherina e noi ci vediamo al prossimo vlog. What if I am crazy, crazy, crazy.